Il lavoro si struttura in termini molto... è un lavoro fondamentalmente che la struttura, si vuole una struttura estremamente semplice, è la forma, gli operai portano fuori dalla fabbrica le notizie, ecco, che l'informazione, che vengono discusse la sera nel comitato. Nel comitato si stabilisce quale intervento fare e questo intervento viene gestito attraverso la costruzione di volantini che vengono decisi dal comitato, vengono approvati la sera dopo, ecco così, e la mattina successiva vengono dati fuori. Ecco, la cosa è più o meno in questi termini, quindi va molto... Chi scrive i volantini sono normalmente Cacciari, io, Luciano, Finzi. Ecco, questi sono quelli che scrivono i volantini così, sotto dettatura, per così dire, ecco, riassumendo delle cose. E poi a Padova, essenzialmente, i volantini vengono tirati da Gianni Mainardi, dai compagni che non c'entrano niente con l'istituto, ma che sono compagni che costituiscono il gruppo di potere, prima di classe operaia, poi di potere operaio su Marghera, che è un gruppo di compagni che diventa sempre più grosso e che diventa estremamente importante, che poi assume la direzione politica alla fine, ecco, di tutto questo pasticcio.